Domenica 3 dicembre serve un'alternativa. Io sono qui, il presidente del Senato Pietro Grasso battezza Liberi e Uguali la nuova formazione della sinistra. In gioco il futuro dell'Italia. Poi una stoccata a Renzi, il voto utile non è per i PD, è per noi. Del Senato Grasso che commosso si è rivolto alla platea tra cui spiccavano i volti di D'Alema e di Bersani con queste parole. Sentiamo. Fare politica è un onore, non una vergogna. Grasso è ufficialmente leader del nuovo soggetto politico di sinistra alternativo al PD. C'è in gioco il futuro dell'Italia e questa è la nostra sfida. Batterci perché tutti, nessuno escluso, siano liberi e uguali. Liberi e uguali. Chiude emozionato l'assemblea unitaria di MDP, Sinistra Italiana è possibile. Per la prima volta cita il nome della nuova alleanza elettorale, Liberi e Uguali. Il simbolo verrà presentato nei prossimi giorni, nel logo anche il suo nome. Non sarà solo, ha detto, una lista elettorale, sarà un vero cambiamento all'insegna della dignità del lavoro e di maggiori diritti per tutti. Una nuova proposta per il Paese e per tutto questo io ci sono! Io, aggiunge il Presidente del Senato, ho fatto una scelta netta, lasciare il PD, un partito che non mi rappresentava più. Mi hanno offerto seggi sicuri, mi hanno chiesto di fermarmi un giro, di fare la riserva della Repubblica. Mi dispiace, questi calcoli non fanno per me. E poi un'altra stoccata al suo ex partito, il voto utile non è quello per il Partito Democratico. L'unico voto utile, veramente utile, è quello che costruisce una rappresentanza democratica di idee, di valori, di programmi, di sacrificio, di dedizione e, perché no, di speranze, portando in Parlamento i bisogni e le richieste di quella metà d'Italia che non vota. È quello il voto utile, il vostro voto! In platea ad applaudirlo i tre giovani leader delle formazioni politiche che insieme hanno dato vita all'alleanza, Civati, Fratoianni e Speranza. Seduti in prima fila anche la leader della CGIL Camusso, Bersani e D'Alema. Se questa forza avrà un successo, come io credo possibile, allora questo cambierà lo scenario politico italiano e avrà anche un'influenza sul Partito Democratico.